Ancora di vostra conoscenza sta girando. Luca De Gennaro racconta l'imprevedibile storia dei primi anni 90. Noto disc jockey, critico musicale, conduttore radiofonico italiano, con la sua generazione alternativa 1991-1995 conduce il pubblico verso gli anni del cambiamento musicale, inserendo i ricordi personali di quell'epoca, quando la musica underground ha conquistato le classifiche, rivoluzionando il mercato. Quelli sono gli anni dal 1991 al 1995 in cui è venuta fuori una nuova generazione di pubblico giovanile della musica, che era un pubblico alternativo, nel senso che era un pubblico di una scena che prima di quell'anno non esisteva. Il 91 è stato un anno di grande rivoluzione musicale, non solo da parte di chi la musica la faceva, ma anche di chi la musica l'ascoltava. E quindi mi è piaciuto raccontare la nascita non solo di nuovi fenomeni musicali come i Nirvana, come gli Oasis, come la techno, come il rap militante, eccetera, ma anche del pubblico che recepiva questa musica. Ecco, a lei che cosa hanno lasciato questi anni? Sono stati gli anni, forse sono stati gli ultimi anni in cui veramente il rock è... Il rock non solo come genere musicale, ma proprio come modo di vivere, ha rivoluzionato il mercato. Anni di grandissima innovazione, anni di successi inaspettati, anche di successi di musicisti e generi musicali che probabilmente non intendevano avere tutto quel successo, ma hanno indubbiamente rivoluzionato il modo di ascoltare la musica, e quindi 30 anni dopo mi piaceva l'idea di raccontarlo. Un libro che lei ha dedicato a Gianni Minà. Sì, perché è un libro che parla molto di vita vissuta e di esperienze toccate con mano e di luoghi dove io sono stato personalmente e ho visto le cose che cambiavano. Ero un giovane cronista e disc jockey che cercava di girare il mondo, e quando ho conosciuto poco tempo fa Loredana, che è la moglie di Gianni Minà, Gianni che avevo conosciuto anni fa, insomma non è che avessimo mai avuto una conoscenza approfondita, però insomma ho parlato una sera con Loredana e lei mi ha detto: Gianni è uno che diceva, per raccontare le cose devi metterti le scarpe e uscire. E mi è sembrata esattamente la sintesi di quello che io avevo fatto, cioè raccontare un mondo che ho voluto scoprire di persona, perché se tu pensi di raccontare solo stando seduto dietro un computer, quella si chiama comunicazione, non si chiama giornalismo, ecco. E invece un episodio particolare che si ricorda? Ma guarda, nel libro ce ne sono veramente tanti. È chiaro che il momento cardine di questi 5 anni che racconto è quel 5 aprile del 1994, quando muore Kurt Cobain. In realtà lui muore il 5, il mondo lo sa 3 giorni dopo. E quello è stato un momento, oltre che essere un momento tragico, è anche stato un momento simbolicamente di passaggio, perché quello è il giorno in cui per la prima volta sulle frequenze della BBC va in onda un concerto degli Oasis, che sono degli esordienti in quel momento, ma che diventeranno la band più importante d'Inghilterra. E quindi è come se quello fosse il giorno in cui finisce il grunge e comincia il Britpop, no? C'è una specie di tragico passaggio di testimone tra la scuola americana e la scuola inglese del nuovo rock di quegli anni. Nell'88 comincia a definire modern.